L'anteprima del nostro telegiornale, questa edizione si aprirà con le immagini del maltempo che si è abbattuto da qualche ora sulla nostra isola d'Ischia con notevoli disagi. E poi vedremo i controlli dei NAS che hanno multato 7 strutture termali dell'isola. Il TAR ha sospeso intanto il provvedimento di chiusura della discoteca Valentino e sul dispositivo delle aree di silenzio nel Comune di Ischia si esprimono gli operatori balneari che sicuramente chiedono maggiori controlli. Ovviamente fatta la legge, bisogna però farla osservare. Calano del 90% sull'isola di Ischia le presenze dei turisti russi, ce ne parla l'operatore turistico Saverio Presutti. Di questo e altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia, per l'accoglienza di qualità, Cala degli Aragonesi. La Cala degli Aragonesi è l'approdo da diporto per vivere la vacanza a mare tra comfort e tranquillità. L'efficienza dei servizi, la comodità della struttura, la professionalità del personale, gli alti standard tecnologici, l'attenta sorveglianza, il rispetto della privacy vi accolgono in un 5 stelle del mare. Tanti ed esclusivi servizi, sia in banchina sia sul territorio, per risposte precise alle tue esigenze. Sull'isola di Ischia, nel porto di Casamicciola Terme, Cala degli Aragonesi. L'accoglienza a mare a 5 stelle. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Parco Termale Tropical, relax e benessere sull'isola d'Ischia. Il Parco Termale Tropical è un'ampia struttura con 10 piscine termali e una piscina con acqua di mare. Immergiti in un'atmosfera dai colori e dai profumi davvero unici. Al Parco Termale Tropical trovi un attrezzato centro benessere, bar, ristorante e discesa a mare. Spazi nel verde ed una fantastica veduta sul mare e sul borgo di Sant'Angelo rapiscono lo sguardo e la mente. Parco Termale Tropical, benessere e relax, esperienze uniche. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. La ditta La Raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per barche, campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Clicca sul nuovo sito www.laraspata.it. Vai, Renato! Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda.
Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. I NAS controllano 7 strutture termali. I carabinieri hanno effettuato sull'isola di Ischia una serie di ispezioni igienico-sanitarie. 6 strutture risultate non conformi, elevate multe per 6.000 euro. Ischia, il TAR sospende la chiusura del Valentino, il provvedimento in attesa della discussione della Camera di Consiglio del prossimo 6 settembre. Aree di silenzio, i cittadini chiedono maggiori controlli. Emanata l'ordinanza di Ischia, ma per cittadini e turisti è necessario intensificare i controlli per il rispetto concreto delle disposizioni. Turismo russo ad Ischia, quest'anno un calo del 90%, complice la situazione internazionale legata alla guerra in Ucraina, le perdite maggiori per tanti operatori turistici. Ben ritrovati al consueto appuntamento con Informazioni Tele Ischia. Questa edizione la apriamo con il maltempo che si è abbattuto sull'isola di Ischia nel tardo pomeriggio intorno alle 19. Questa foto che vedete è ritratta ed è stata scattata da Procida. Si vede l'isola di Ischia in lontananza, coperta da questo nuvolone nero e minaccioso che poi ha fatto scaricare sul nostro territorio forte vento e una pioggia copiosa. Per questo motivo andiamo con le immagini invece postate su Facebook per quanto riguarda l'allagamento ad Ischia Ponte, con l'acqua che viene giù in maniera copiosa, la difficoltà per tanti commercianti e di turisti, nonché anche per la circolazione veicolare. Questo è uno dei tanti effetti che si producono quando ad Ischia Ponte arriva la pioggia, e questo vedete anche il vento, l'effetto del vento che fa spirare oltre l'acqua che viene giù. Difficoltà anche per i natanti in mare. La Guardia Costiera è uscita per il pattugliamento per tentare di dare soccorso a chi ne avesse bisogno. Gli automobilisti si sono impauriti nel giro dell'isola, hanno segnalato anche all'altezza del Castiglione una serie di difficoltà con i pali dell'energia elettrica, della luce, della pubblica illuminazione, che venivano praticamente sballottati a destra e a manca dal forte vento che continuava a spirare insieme alla pioggia. Intanto la Protezione Civile della Regione Campania per il quarto giorno consecutivo ha allungato l'avviso di criticità di colore giallo per piogge e temporali. Ci sarà ancora per domani, sabato, su tutte le zone della Campania. L'avviso sarà valido dalle ore 12 fino alla mezzanotte di sabato, quindi un bel momento per aspettare le ferie di Ferragosto, senz'altro. Andiamo alla cronaca. I carabinieri del NAS di Napoli hanno effettuato sull'isola di Ischia una serie di ispezioni igienico-sanitarie presso stabilimenti termali, alcuni dei quali ubicati presso strutture turistico-ricettive, finalizzate alla tutela della salute pubblica nei settori riguardanti la sanità, la salubrità delle acque termali, la presenza di personale qualificato, l'igiene degli alimenti, la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il possesso dei necessari titoli autorizzativi e il rispetto dell'attuale normativa correlata all'emergenza epidemiologica. I controlli hanno interessato 7 strutture, 6 delle quali sono risultate non conformi. I carabinieri del NAS hanno così interdetto la balneazione all'interno di una vasca annessa ad uno stabilimento termale interno ad un hotel, poiché a seguito di campionamento delle acque queste sono risultate positive per la contaminazione chimica, sequestrati amministrativamente alimenti e bevande per mancata rintracciabilità alimentare. Elevate infine sanzioni amministrative per complessivi 6.000 euro. Il TAR Campania ha sospeso il provvedimento del questore di Napoli col quale era stata disposta la chiusura della discoteca Valentino di Ischia. Il provvedimento, per essere esecutivo, dovrà essere notificato agli organi di polizia che hanno eseguito le operazioni che hanno poi determinato l'ordine di chiusura da parte della questura. La sospensione della chiusura è stata decisa in attesa che la Camera di Consiglio del Tribunale Amministrativo si riunisca il prossimo 6 settembre per trattare nello specifico il ricorso presentato dai titolari del locale. I giudici infatti hanno ritenuto che le motivazioni a sostegno del provvedimento non consentono di valutare appieno le motivazioni circa le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica riportate nell'atto, anche perché si fa riferimento a fatti avvenuti in anni precedenti. Sostanzialmente il TAR ha riconosciuto in questa fase il danno connesso alla sospensione delle attività in questo periodo di Ferragosto, fatto che è stato contestato dai titolari della discoteca nel ricorso presentato. Da quando è stata emanata l'ordinanza del sindaco di Ischia sulle aree di silenzio, molte cose sembrano essere cambiate all'interno del territorio del comune, ma ovviamente urgono ulteriori controlli, così come ci suggeriscono alcuni cittadini e turisti. Ascoltiamoli.
Di recente il sindaco ha ordinato queste aree di silenzio. Come vi state trovando? È già un po' che sono state attuate. Funzionano? Al 50%, sì. C'è schiamazzo? Sì, i controlli funzionano? Le 4 hanno bussato il mio citofono e ci siamo spaventati, i ragazzi. Non che cosa si potrebbe fare? Un po' di controlli in più, un po' di controlli in tutto. In generale, non solo per la notte i ragazzi, un po' di controlli pure per sti ragazzini che rompono di notte e poi un po' di controllo più sull'isola per stare noi tranquilli isolani, perché io mi ritengo un'isolana. Sono da 45 anni sull'isola, abito qua da 30 anni, ma quello che c'è quest'anno ha superato il limite. E ci vogliono controlli a tappeto, non solo sulle strade, ma dappertutto. Vorrei controlli al porto, quando scendono, non già sull'isola. Là ci vogliono i controlli. Già quando scendono si devono fare i controlli. Ti ho detto, io sono più isolana che napoletana. E vorrei stare tranquilla. La mia famiglia l'ho mandata a Napoli, l'ho mandata a fare i viaggi, i miei figli. Perché sull'isola non si può stare luglio-agosto. Allora, le aree di silenzio noi non abbiamo proprio bisogno perché siamo in vacanza e quindi io abito proprio qui in questa struttura, ma il mese di luglio c'è stato uno schiamazzo che non ci faceva dormire, bottiglie di vetro, sempre la polizia che comunque doveva vigilare, ma la polizia non ce la fa a vigilare una massa così di persone incivili. Ritengo che sia una cosa giusta, purché vengano salvaguardati anche gli interessi, insomma, di operatori del settore, insomma, i quali devono in ogni caso commisurare le loro esigenze anche di divertimento dei ragazzi con quelle dei residenti, che ovviamente hanno bisogno di rispettare il rispetto e la tranquillità. Perché siamo in vacanza è fondamentale e penso anche per tutte le persone che abitano in questa zona, perché questa è una zona con una densità di popolazione molto alta, per cui è assolutamente giusto che abbiano il diritto di andare a dormire dopo mezzanotte e non essere scocciati. Oltretutto con i tafferugli che succedono in piena notte con i ragazzi che hanno bevuto o le persone che hanno bevuto anche a differenza d'età, non è importante, però almeno si evita un po' di tutta questa roba qui. Ci vuole un bel controllo di notte, di vigili urbani, della polizia e quant'altro. Lei vive da queste parti e ha notato che stanno funzionando i controlli? Beh, sicuramente qualcosa rispetto a prima è sicuramente migliorato, ma già viene da sé il fatto che se riducono l'orario della musica all'aperto e degli schiamazzi si riduce anche questo problema, è tutto collegato. Non ero a conoscenza di questo, però continuo a sentire schiamazzi tutta la notte e anche fino alle 6-7 del mattino. Purtroppo l'isola è molto bella, però in questo periodo è molto trafficata e c'è molta confusione. Lei ritiene quindi che i controlli non funzionino? Penso proprio di no. Ora, io la notte non la vivo, però abitando quasi sul centro sento comunque gli schiamazzi anche nelle prime ore della giornata. Sulla nostra isola accade anche questo: aforio con scritte oscene e messaggi di vario tipo. Sono stati vandalizzati i cartelli stradali sul margine della strada e le varie strutture del parco giochi. L'area è certamente uno spazio importante per i più piccoli durante tutte le ore della giornata. Purtroppo la zona è stata vandalizzata e resa davvero indecorosa dai soliti senza cervello che hanno imbrattato i cartelli stradali, le varie strutture utilizzate dai bambini e i muretti della zona con scritte demenziali e disegni volgari. Davvero un gesto da stigmatizzare. Da ieri molti distributori carburanti dell'isola di Ischia hanno abbassato il prezzo di benzina e gasolio, portandolo sotto i 2 euro al litro. Dopo mesi in cui la guerra in Ucraina aveva inciso pesantemente sulle forniture di energia, il costo era sfiorato anche i 2,50 euro, col gasolio spesso più caro della benzina. Dall'11 agosto c'è una piccola boccata di ossigeno per cittadini e turisti che utilizzano auto, scooter e veicoli commerciali. Il prezzo da ieri infatti risulta di circa 30 centesimi più basso rispetto alla settimana precedente.
Ed ora il turismo, i turisti russi che per anni sono stati i padroni del turismo a 5 stelle in Italia, anche sull'isola d'Ischia, un trend che quest'anno si è però clamorosamente invertito alla luce del conflitto in Ucraina e delle sanzioni imposte dalla Unione Europea, che hanno avuto immediati riflessi anche sul comparto turismo, con la presenza di turisti made in Mosca ridotta a cifre irrisorie. Ad Ischia la crisi del turista russo arriva fino al 90%, così come ribadisce ai nostri microfoni Saverio Presutti, che è il direttore commerciale di Sud Italia Hotels. Sentiamo. Sta succedendo che purtroppo non possono più arrivare qui in Italia perché non ci sono più i voli diretti dalla Russia, hanno grosse difficoltà anche per i pagamenti perché non possono, hanno tutte le carte di credito bloccate, ci sono parecchie problematiche che non fa sì che il turista possa più venire in Italia. Quei pochi che arrivano naturalmente tramite la Turchia, tramite Dubai, tramite la Lituania, tramite la Finlandia, trovano gli scomodaci perché veramente questi sono per me degli eroi, perché alla fine è solo l'amore per l'Italia che li spinge a venire qui in Italia, perché tutto il resto hanno grosse problematiche. E questo come si riflette in negativo su voi altri operatori turistici italiani ed anche e soprattutto gli ischitani? Noi abbiamo avuto una diminuzione del 90%, la nostra attività sul mercato russo è completamente fermo, se non quei pochi arrivi che vengono, però naturalmente non danno la possibilità di programmare né tantomeno di contare su questo turismo. In effetti allora sono un bel ricordo le feste dei cittadini russi che venivano a Ischia nel mese di giugno, che si sono fatte in giro per l'isola proprio per omaggiare la loro presenza. Purtroppo sì, questa è una cosa che mi scrivono ancora tanti clienti, che loro rimpiangono ancora questa festa, perché molti venivano proprio per questa festa, perché per loro era l'unica... Ischia è stato l'unico posto dove nel mondo si festeggiava la loro festa, per questo loro l'hanno apprezzato tantissimo, perché dice non è possibile che un'isola così piccola pensa a noi, alla nostra festa, e questo ha dato un risalto anche sulla stampa nazionale russa per tanto tempo. Purtroppo questa festa non si può fare più, chissà se si riprenderà, speriamo però. E intanto però vengono notizie dal mondo internazionale di ulteriori restrizioni che dovrebbero essere operate nei confronti di questi cittadini russi. Sì, proprio è una notizia di pochissime ore fa che parecchie nazioni hanno chiesto all'Europa di far sì che tutti quelli appartenenti al circuito Shanghai rinunci ai visti per i russi. Naturalmente noi come operatori, io in prima linea insieme ad altri amici che siamo i promotori, i più grossi operatori sul mercato russo in Italia, ci siamo dati subito da fare, abbiamo scritto subito una lettera all'ambasciatore e proprio prima di venire qua, neanche mezz'ora prima di venire qua, mi ha chiamato l'ambasciatore dicendomi che lui è consapevole di questa situazione, che sta facendo subito una lettera al Ministero per far sì che almeno l'Italia non sia partecipe a questa iniziativa, che naturalmente sarebbe un tocco finale a far sì che i russi non vengano più, ma neanche più in Europa. Non lo so se queste sono cose giuste, perché poi alla fine, per carità, io sono contro, lo voglio ribadire, perché l'azione che è stata fatta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, che anche per gli ucraini, noi avevamo un flusso dall'Ucraina non indifferente, perché ci avevamo due voli charter alla settimana che arrivavano dall'Ucraina, che portava una bella clientela anche qui ad Ischia, che anche quello ci è venuto a mancare, sono contro questa azione che hanno fatto i russi verso l'Ucraina, però fare queste azioni contro un persone che non c'entrano niente, che vogliono soltanto andare in vacanza, non credo che sia una cosa giusta. Boom di presenze turistiche a Capri. Quest'anno siamo andati ben oltre i numeri del 2019, afferma il presidente dei Federalberghi Sergio Gargiulo. Addirittura aggiunge: stiamo già puntando alle prenotazioni per il 2023. Ascoltiamo. Stiamo lavorando a livelli molto alti, superando di gran lunga probabilmente il 2019. Tassi di occupazione che siamo veramente al limite della saturazione. Grazie a Dio stiamo andando molto bene, le previsioni sono ottime e per l'anno e già possiamo annunciare che per l'anno prossimo siamo sullo stesso andazzo. Ci sono dei piccoli problemini che mano a mano risolvendo questi potremo andare un po' meglio, dando più agilità al traffico, muovendoci meglio, comunque
c'è la volontà di farlo, un po' alla volta lo faremo. Per noi non c'è nessun calo, c'è un aumento e c'è un pieno fino a fine settembre. La stagione si concluderà con l'evento Coventus, che quest'anno, dopo 3 anni, ho il piacere di dire che ritorna a Capri, perché abbiamo già avuto i primi contatti. In settimana prossima avremo gli ulteriori contatti per tutto l'evento Coventus. Lei ovviamente anche un albergatore, ci dica, nello suo albergo a Capri, che turisti ci sono, che lingue si parlano? Tutto il mondo, tranne i paesi dell'est, diciamo tutto il mondo, non c'è problema. Sono ritornati gli americani, sono ritornati gli arabi, ci sono tutti, non possiamo dire chi c'è e chi non c'è. Sono tornati i brasiliani, c'è un po' di tutto. Quindi si respira aria prima della pandemia. Pre-Covid e forse meglio del pre-Covid. La politica tra i candidati che si cimenteranno nell'agone politico della campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre, ci sarà anche Carmen Terracina, la compagna del titolare dell'albergo Sole Mar di Ischia, Aldo Presutti. La signora nativa di Pagani, in provincia di Salerno, sarà candidata per la Camera con la Lega in un collegio di Roma, della capitale dove attualmente vive. Mi ritrovo nei loro valori, sottolinea. In una intervista la signora Terracina ricorda quando invitarono ad Ischia Matteo Salvini e ricorda con soddisfazione il suo impegno come direttrice della spa dell'albergo del suo compagno. L'ho fatta crescere, portata alle stelle in pochi anni, introducendo trattamenti straordinari, e poi ho fatto tanta beneficenza. Si fa scudo della sua femminilità, attacca le donne candidate sul versante opposto e traccia le caratteristiche che servono per affrontare l'avventura politica. Serve, dice, intelligenza, cuore, determinazione, passione, e lì non mi batte nessuno. Coronavirus e dintorni, il Covid è in calo a Napoli e provincia, ma non bisogna abbassare la guardia, lo sottolinea Antonino Della Notte, presidente di ICAST Napoli. Poi sul reddito di cittadinanza Della Notte è netto: va bene il sostegno, ma va dato a chi ne ha realmente bisogno, è una misura che va rivista. Ascoltiamo. Presidente, il Covid sembra lasciarci un po' più tranquilli, calano i contagi, calano i ricoveri, bisogna comunque tenere sempre l'attenzione aperta, vi siete preoccupati in queste settimane? Siamo stati molto preoccupati perché abbiamo temuto che si riempissero di nuovo gli ospedali e questo avrebbe portato probabilmente a delle restrizioni. Non bisogna abbassare la guardia, gli ultrasessantenni devono fare la quarta dose. E io continuo a dire che è fondamentale, quando si va nei luoghi chiusi e nei luoghi affollati, usare la mascherina, specialmente la FFP2. Capitolo reddito di cittadinanza, avete avuto ancora difficoltà a reperire personale, cosa ne pensa lei di questo provvedimento? Io penso che il sostegno ci debba essere assolutamente, ma per chi ne ha bisogno veramente, e non distribuirlo a pioggia come è stato fatto fino ad ora. È un sostegno giusto, ma va rivisto assolutamente, perché le difficoltà che abbiamo incontrato e che stiamo ancora incontrando, ma in tutti i settori, per quanto riguarda le assunzioni, ma parliamo dalle fabbriche per l'abbigliamento a finire alla ristorazione, queste difficoltà non sono ancora superate. Ora il reddito va rivisto assolutamente affinché la gente capisca che deve ricominciare a lavorare seriamente. Siamo in piena campagna elettorale, il 25 settembre si vota, cosa chiedono gli imprenditori al futuro governo? Chiedono maggiore sostegno al lavoro, detassazione per quanto riguarda le buste paghe dei lavoratori, e principalmente chiedono che ci sia un intervento forte sui consumi energetici, che poi si riflettono per quanto riguarda le materie prime, e questa è la cosa più importante, è una stabilità una volta e per sempre. Stabilità anche perché, per affrontare la questione internazionale, che comunque, anche se in Ucraina, riguarda tutti noi. Ma forse la guerra riguarda prima noi che non gli stessi ucraini che la stanno subendo e i russi che la stanno facendo, perché le sanzioni hanno portato nelle nostre case problemi esagerati, la gente oramai non sa più cosa fare, da dove deve incominciare, se deve pagare il pigione, se deve pagare le utenze o se deve far mangiare la famiglia. Al più presto finisce la guerra
al più presto si rientra in uno stato di normalità. Lei è esponente anche della Camera di Commercio di Napoli, guardate al nuovo governo anche per la spesa dei fondi europei. Assolutamente, i fondi europei sono importantissimi e speriamo di non perdere niente, ma speriamo principalmente che vengano usati con il giusto, ora non mi viene la parola, ma che vengano usati proprio nella maniera migliore, ecco, affinché poi possano aiutare le imprese a risollevarsi e le stesse famiglie. A Capri i turisti, soprattutto quelli stranieri, sono i più indisciplinati sull'uso della mascherina, soprattutto sui mezzi pubblici e in luoghi di assembramento. Lo sostiene il consigliere delegato alla sanità Bruno Dorazzi. Ascoltiamo. I turisti sono molto, molto così assenti su questa problematica della mascherina, problematica su questa difesa della mascherina, con la mascherina dalle malattie in genere. Vedete, tutti i turisti, gli italiani più sono diciamo un po' più ligi agli inviti ad usare, però ho visto i turisti assolutamente senza mascherina sempre, e anche quando sono richiamati magari negli staff, magari sui, questo se direbbe negli staff o in funicolare dove vengono invitati ad indossare la mascherina, chiaramente non la indossano, poi indossano per un po' e poi la tolgono, quindi c'è questa diciamo non volontà di utilizzare questo mezzo di difesa. Io lo posso così come aneddoto, indossavo la mascherina passando per una piazzetta particolarmente affollata una sera e mi mettevo nella una stradina quale limitrofa per andare a casa, e di fronte veniva una coppia la quale mi faceva dei segni, che io stavo al telefono, e faceva dei segni. Allora io così ho detto: che cosa c'è? Qual è il problema? E questa persona mi ha detto: ancora la mascherina porta. Come se fosse una cosa scandalosa portare la mascherina. Ora, noi sappiamo bene che non esiste solo il Covid, sappiamo bene che esistono tante altre malattie, anche molto gravi. Infatti l'Organizzazione della Sanità Mondiale sta assumendo un atteggiamento di guardia nei confronti del vaiolo delle scimmie cosiddetto, ma non è solo questo, c'è la tubercolosi, ci sono tante altre malattie, ci sono delle polmoniti virali non Covid correlate, insomma ci sono una serie di malattie che chiaramente con tutti questi flussi che ci sono di persone, questo mischiarsi di popolazioni praticamente provenienti da tanti paesi che attraversano aeroporti, che attraversano scali ferroviari, eccetera, è chiaro che ci potrebbe essere una commissione. E a proposito di coronavirus, il consueto bollettino aggiornato dei contagi sul territorio nazionale, oggi 12 agosto sono 26.693 i nuovi positivi, i deceduti sono stati 153 in più, i nuovi guariti invece sono 51.821, calano ancora i ricoverati, 15 in meno in terapia intensiva, 315 in meno i ricoverati con sintomi. La situazione in Campania: sono 2.290 i nuovi contagi su 13.731 test eseguiti. Nell'ultimo rapporto sono 6 i deceduti nelle ultime 48 ore. Calano anche in Campania i ricoveri, sono 22 pazienti ricoverati in terapia intensiva, invece sono 456 i ricoverati in reparti di degenza. C'è l'appello della Croce Rossa per la ricerca di autisti da impegnare nel servizio di pronto soccorso ed emergenza 118 sul territorio dell'isola d'Ischia. L'associazione Croce Rossa Ischia Soccorso, guidata da Rosa Iacono, è da sempre attiva nel sociale ed è vicina ai bisogni degli ultimi. Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 081 99 9731. Tra gli appuntamenti, domani sabato sarà inaugurata a Forio, presso il Museo Civico del Torrione, la mostra personale Vivere per l'Arte del maestro Antonio Pugliese. L'appuntamento è alle 21.30, l'artista ha organizzato questa mostra per festeggiare i suoi 50 anni di attività. Mostra che sarà visitabile fino al 28 agosto tutti i giorni, dalle 18 alle 22.30.
A settembre sarà presentato un piano per la sistemazione ed il rilancio dei parchi regionali. Lo ha annunciato il presidente De Luca nell'ultimo appuntamento settimanale in video prima delle ferie. Sentiamo. Presenteremo a settembre anche un grande programma di valorizzazione dei parchi regionali. Abbiamo parchi regionali per una superficie di oltre 500 ettari. Abbiamo in modo particolare sul litorale Domizio un'intera pineta di 5 km di lunghezza bellissima che pensiamo di riqualificare e valorizzare. La foresta di Cuma, parco degli uccelli a Giugliano, parco degli astroni a Napoli, parco Sartania a ridosso di Pianura. Faremo un bellissimo intervento lì, parco Castel Sant'Elmo. A Salerno partono i lavori per il parco del Mercatello, riguardano un parco comunale, ma i finanziamenti sono regionali come dappertutto e così via. Faremo dunque un grande programma di valorizzazione dei parchi regionali e di sostegno ai parchi comunali. Il commercio a Napoli e provincia, i saldi non sono più la stessa cosa, lo sottolinea Enzo Perrotta, che è presidente della Federazione Commercio Campania, che suggerisce di rinnovare la proposta dei saldi con un ringiovanimento dell'offerta. Ascoltiamo. Presidente, siamo ormai quasi in scadenza del periodo di saldi che terminano alla fine di agosto. Quale può essere un bilancio per Napoli e la regione Campania? Atteso che il saldo non ha più quell'appeal di una volta e quindi diciamo si è risvegliato in extremis tra fine luglio e inizio di agosto, giusto per le partenze che sono imminenti, e quindi cogliere l'ultimo acquisto, ma giusto perché ti serve, non perché hai necessità. Evidentemente vale anche per il settore dell'abbigliamento, dell'accessoristica moda e della pelletteria, delle scarpe, vale un ringiovanimento della proposta saldi, tenendo presente la proposta turistica. Se non viene mirata questa cosa e soprattutto se non si gioca sul brand Napoli, che è un brand di manifattura di altissimo livello in moltissimi casi, e poi ci ritroviamo il prodotto rimarchiato e portato nella nostra stessa città, ci ricompriamo quello che viene fatto a Napoli. Allora, se non si capisce che noi abbiamo bisogno di un brand della nostra città che potenzi la proposta e faccia diventare un trend importante e positivo la produzione napoletana, forse questa può essere la strada del rinvigorimento del saldo. Il saldo fino a se stesso non c'è più, perché tutto l'anno noi stiamo a proporre sconti. Oltretutto la famiglia in questo momento fortemente provata dalla guerra ucraina, che a noi perfora tutti quanti il portafogli, perché stanno tantissimi prezzi di prodotti di prima necessità che sono aumentati del 100%, e quindi se noi non abbiamo presente che c'è un concorrente forte e sleale che è la guerra, e quindi la speculazione sulle derrate alimentari, sulla benzina e quanto altro, e allora non capiamo il momento che stiamo vivendo. Rispetto al 2020 e 2021, anni difficili, sicuramente i numeri sono migliori, ma voi quest'anno vi ritenete soddisfatti? La soddisfazione è altro, è vedere un negozio come questo agli inizi di agosto pieno come era una volta. Oggi non lo è più, cioè questa fregola dell'acquisto che era ante 2017, 2018, 2019 già iniziava a perdere appeal, ci ha fatto capire che forse gli sconti tutto l'anno abituano il cliente allo sconto e quindi non fanno capire il sacrificio che alla fine fa il negozio che deve essere gestito. Bene, ed ora come sempre spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, cieli coperti con piogge e temporali. Vi ricordo l'allertamento di colore giallo valevole per la giornata di sabato dalle 12 alla mezzanotte. Chiudiamo qui, ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.